una seduta di consiglio comunale importantissima, parliamo di tasse, di tributi locali, IMU, TARI, aliquota comunale IRPEF. Sono con Massimo Battista, il collega Massimo Battista di Una città per cambiare Taranto. Massimo, che dire, come al solito il sindaco, per il sindaco essere presente in consiglio è un optional, eppure c'ha le deleghe al ramo finanziario, al bilancio, e sembra che il mondo si sia capovolto, che la sinistra sia diventata destra. Noi abbiamo presentato un emendamento proprio contro la volontà dell'amministrazione di annullare appunto l'esenzione relativa appunto all'addizionale comunale IRPEF per i redditi più bassi, quelli non superiori ai 15.000 euro. La sinistra che vota da destra. Innanzitutto, come hai detto bene tu, il sindaco detiene la delega al bilancio e, come sempre, provvedimenti così importanti, anche oggi il sindaco risulta assente. Detto questo, per fare capire a chi ci sta ascoltando cosa sta accadendo oggi. Allora, il 2007 questo comune è un comune in dissesto, il commissario straordinario ha portato le aliquote al massimo. I cittadini di Taranto pagano l'IRPEF allo 0,8%, una aliquota massima. Mi sarei aspettato da questa amministrazione, che si definisce di sinistra, di abbassare l'aliquota. Nel 2012 bisogna dare atto che l'amministrazione Stefano fece un emendamento, una delibera di consiglio, escludeva il pagamento dell'aliquota IRPEF, l'addizionale IRPEF, per le categorie fino a 15.000 euro. E voglio ricordare che oggi alcuni consiglieri che siedono nel campo, nella maggioranza, mi riferisco a Bittetti, Lonoce, De Martino, Di Gregorio, hanno votato quel provvedimento. Oggi cosa accade? Che questa amministrazione, così come ha fatto anche per la TARI, sta facendo anche per l'IRPEF, aggiunge nel regolamento che questi i cittadini di Taranto che hanno un reddito di 15.000 euro devono pagare l'aliquota IRPEF. La giustificazione, caro Massimo, è che dicono: purtroppo l'amministrazione deve sostenere vari costi, è aumentato il costo dell'energia, è aumentato il costo dei dipendenti, e cosa facciamo? Andiamo a colpire le categorie più deboli. Ma la cosa grave è che poi, se da un lato si vuole strozzare, tra virgolette, soffocare la gente che ha bisogno, dall'altro però si scialacqua denaro pubblico, 6GP, Urban Transition Center, e chi più ne ha più ne metta, con i soliti noti che ha nomi, che circolano, entrano dalla porta, escono dalla finestra, dalla finestra rientrano dalla porta. A noi il dirigente finanziario, dottor Lanzo, ci ha detto che devono recuperare 1,5 milioni per questi costi che purtroppo sono aumentati, il rincaro dell'energia, della luce. Quindi la domanda che noi abbiamo posto all'intera maggioranza, e quindi adesso ci rivolgiamo ai cittadini che ci stanno ascoltando, 1,5 milioni sono facilmente recuperabili, in che maniera? Evitando regate di catamarani che ci costa 7 milioni quindi euro. 7 milioni e mezzo per i catamarani, ne spendi 6 se proprio li vuoi spendere, ma io non li spenderò ai cittadini di Taranto. Meno Urban Transition Center e meno staffisti, che voglio ricordare questo sindaco, nemmeno Mattarella, tutti gli staffisti che ha, anche i parlamentari europei. No, ma poi oltretutto c'è anche da dire una cosa, ripeto, ci sono mille modi per tagliare, però sinceramente, lo ripeto, andare a vedere un'amministrazione di sinistra che si comporta in questo modo è pazzesco, per non parlare poi anche di certi accordi che ci sono con la grande industria. Io sarei dell'idea che quei fondi che arrivano, io sono contrario, contrario di per sé alle compensazioni, però almeno diamoli alla gente, e anche oggi, come hai visto, abbiamo chiesto se ci sono contenziosi con la grande industria, se sono stati effettuati tutti i pagamenti per la tassa. Per non parlare poi di un altro fatto su cui siamo ritornati più volte, i fondi ex Silva. Invece di andare a dare ristoro appunto ai cittadini di Taranto, in particolare dei tamburi flagellati dall'inquinamento, andiamo a fare i festival degli anni Ottanta, nelle feste festicciole natalizie. Però poi ovviamente stiamo andando avanti su questo. Però c'è, ok,
però chiaramente c'è crisi che si colpiscono un'amministrazione, concludiamo davvero Massimo, che sa farsi debole, che è forte con i deboli e debole con i forti.